Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi finalmente testeremo insieme i prodotti Fenty Beauty. Non ci posso credere, me l'avete chiesto in tantissimi e finalmente oggi lo faremo. Testeremo, ho qua tutti i prodotti e non so cosa aspettarmi, sarà proprio la primissima volta che li apro e li testo e lo farò assieme a voi. Ho tra l'altro anche altri prodotti di altri brand che mi sono appena arrivati. C'è la nuova Naked Petite Hit di Urban Decay e ci sono altre cosine di Dior, eccetera. Quindi, pronta? Let's go! Iniziamo con il Pro Filter Instant Retouch Primer, e cioè il primer viso. E il packaging è tutto molto sui toni nude e poi c'è una nota anche di nero. Devo dire che mi piace il packaging, è molto fresco, molto pulito e carino. Anche i prodotti in sé hanno un bellissimo packaging. Tutto rosa, sì, che è il mio colore preferito. Mi piace molto la tonalità di rosa, con una tonalità molto nude. Proviamo subito il primer, vediamo un po'. Allora, pompetta. Mettiamolo, distribuiamolo direttamente sulle dita. Ok. Non ha profumo, devo dire, il che è positivo. Lo stendo su tutto il viso. Ho sempre paura quando uso un primer nuovo, perché a volte ti occludono i pori e ti fanno uscire certi brufoli terribili, quindi è sempre un'incognita. Speriamo bene. Altro primer che andiamo a utilizzare invece è questo per le labbra. Questo è il Lip Maximizer Collagen Active ed è di Dior ed è una specie di prodotto labbra trasparente che va a renderle più carnose, quindi vediamo se funziona. Lo stendo apposta all'inizio del video, così alla fine, quando arriveremo alle labbra, dovrebbero essere già più voluminose. Vedremo. Ho la sensazione che questo prodotto pizzicherà. Di solito i prodotti volumizzanti per labbra pizzicano, quindi non danno tanto fastidio, però si sente un pizzicorio. Ecco, questo invece sta molto di menta, sì, un po' pizzica, devo dire, ma niente di che. Vediamo come prosegue poi nel video. E poi vado a stendere anche il primer per le sopracciglia. Questo è il Brow Woo Conditioning Primer di Benefit. Mi è appena arrivato, ma conosco... Qualcosa mi si è impigliato nelle labbra. Mi è appena arrivato, ma conosco bene questo prodotto e mi piace molto. E credo di averne finiti tipo due tubetti di questo. Quindi all'inizio bisogna girare un po' fino a quando esce il gel. Forse un po' troppo. E vado a stendere il primer anche sulle mie sopracciglia. Questo è un primer idratante, si può utilizzare sia come idratante appunto per le sopracciglia anche la sera prima di andare a dormire che prima del trucco. Poi mi è arrivata anche lei, cioè la spugnetta, la mezza spugnetta di Fenty Beauty. Devo dirvi che ho provato un sacco di spugnette simili a questa, la Beauty Blender rimane e sarà sempre la mia preferita perché è la migliore, però vi devo dire la verità, questa spugnetta assomiglia molto come consistenza, come morbidezza e anche alla vista, assomiglia molto alla Beauty Blender, quindi credo che funzionerà anche bene. L'ho inumidita un po' perché voglio una coprenza un po' più naturale, quindi la inumidisco sempre. Se volete una coprenza un pochino più forte potete usarla asciutta. Questo è il packaging, sempre sulla stessa linea, e questa è appunto la nostra spugnetta. Il fondotinta è questo che sì, ho aperto da sotto per vedere la tonalità, quindi è il Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation. Per me è indispensabile che i miei fondotinta abbiano che siano formulati apposta per le pelli più grasse o comunque miste, perché la mia pelle, specialmente quando fa caldo, tende a diventare molto oleosa nella solita zona T, lo sapete, cioè zona T e un po' anche all'inizio delle guance, e quindi insomma spero che sia davvero matte questo fondotinta come dice di essere. La tonalità che ho è la 160, non so se sarà giusta oppure no. Testeremo insieme fondotinta opaco, delicato a lunga tenuta, e qui il packaging invece è tutto, ah no, è nero con una nota nude. Molto bello devo dire il fondotinta, stesso packaging del primer, ma il primer aveva il tappo rosa, questo ce l'ha bianco. Sì, il packaging mi piace molto, shake well, c'è scritto agitare bene, quindi shake, shake, shakeriamo. Può essere che il colore sia giusto, me lo auguro, non so bene come si usa questa spugnetta. Immagino da questa parte, ok? Dalla parte tagliata, dalla parte piatta. Spero. Adesso mi scriverete tutte: hai sbagliato, Nicole! Ci provo. Allora, non mi sembra particolarmente
Oddio, sì, non so perché il colore me lo sta lasciando solo in alto. Quindi, beh, la coprenza non è male, non è sicuramente un fondotinta full coverage questo, ma non ho sinceramente bisogno, anche se ho parecchi brufolazzi, mannaggia, in questo periodo non ho proprio bisogno di un full coverage, secondo me un medium va più che bene se poi lo abbino al correttore. E vado ad aggiungere ancora un po' di fondotinta. Purtroppo queste spugnette assorbono parecchio prodotto, quindi un po' inevitabilmente si spreca. Vado a prelevare il prodotto anche un po' più in basso, in modo da averla un po' come timbro, praticamente si deve usare, mi sembra di aver capito. E mentre la Beauty Blender la uso sempre dalla parte del culetto, per capirci, questa secondo me va usata un po' su tutta la superficie. E vi devo confermare che un po' il primer volumizzante, anzi il prodotto, perché non è proprio un primer, il prodotto volumizzante di Dior un po' pizzica, ma non credo che abbia proprio quel pizzicorio classico dei prodotti volumizzanti. Secondo me è soltanto la menta, che quindi è molto molto fresca e la sento un pochino, però non dà fastidio. Poi giudicherete voi se le mie labbra vi sembrano più voluminose oppure no. Non lo so, che su di me è sempre difficile vedere il risultato così, si vede molto meglio secondo me se qualcuno mi guarda in videocamera, potrete dirmi. Devo dire che mi ha coperto per bene anche i brufoletti, si vedono ancora un po', però non è male come coprenza e anche da vicino è estremamente, estremamente naturale. Forse si nota soltanto un po' sul naso, provo a appoggiarci un po' la spugnetta dalla parte pulita in modo che assorba l'eccesso di prodotto e magari renda un pochino più naturale il tutto, un po' più amalgamato. Stranissimo vedermi con le labbra lucide, perché io non ho mai le labbra lucide, proprio mai, saranno anni che io non mi vedo con le labbra lucide così, quindi è strano. Poi passeremo, allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Abbiamo Fenty Beauty, abbiamo Match Sticks Trio, Conceal, Contour e Highlight. Ok, quindi questo deve essere appunto un trio per fare, per il contouring, per illuminare il viso e anche per correttorarlo, per, insomma, avete capito, cioè c'è un correttore, un illuminante e una terra, praticamente sono tre stick. No, vabbè, hanno la calamita, è per questo che stanno assieme così, perché hanno la calamita. Non me l'aspettavo questa, non credo di aver mai provato un prodotto con la calamita che sta accanto ad altri. Beh, in modo da poterli anche poi posizionare. Beh, carina questa cosa, se non altro una cosa innovativa. Iniziamo con il correttore, quindi la parte più chiara, e questo si chiama Linen Matchstick Matte Skin Stick. E questo dovrebbe essere a tutti gli effetti un correttore. Secondo me non è abbastanza chiaro, perché a me piace utilizzare sempre un po' una tonalità di correttore più chiara rispetto a quella. Devo dire un po' che ossida però questo colore, perché sono passati un paio di minuti e il mio viso è un po' più arancione rispetto al collo. Io non so se in videocamera si riesce a vedere, però vi garantisco che un po' si è ossidato. Tendete a prendere, se volete questo fondotinta di Fenty Beauty, una o due tonalità più chiare della vostra, perché io la differenza la vedo, eh. Vado a... Di solito io amo i correttori liquidi, non sono quindi abituata ad usarne uno in stick. Vediamo però come si comporta. In realtà è molto morbido sulla pelle e è piacevole stenderlo. Vado a stenderlo un po' anche su questo mega brufolo e anche su quest'altro. Ok, ed ora sempre con la spugnetta. Non ho sinceramente capito come si usi l'estremità qua sopra, che è anche piatta, non lo so, io continuo ad utilizzare la parte dritta della spugnetta. Beh, sì, devo dire che si sfuma molto bene questo correttore. Anche questo non è full coverage, però si vede che c'è. E passiamo, allora, a questo punto io direi di passare alla terra. Io di solito non uso mai terre in stick, specialmente quando fa caldo, perché tendono a farmi un po', sapete com'è in estate quando si ha la pelle mista, andare a stendere troppi prodotti in crema può causare poi un po' l'effetto maschera. Io preferisco sempre blush e terre in polvere
quando fa caldo, in inverno è più o meno uguale, ma andiamo a testare questa terra. Ok, beh, devo dirvi che come colorazione è perfetta perché è freddo, come è freddo il sottotono, e devo dire che questo mi piace molto, solo che non sono per niente abituata a stendere la terra in crema, quindi non so nemmeno se sono capace di farlo, sinceramente. Spero di sì, altrimenti me ne andrò in giro con queste linee oscene. Comunque, allora, vi devo dire che è molto molto difficile, no, boh, è un po' difficile da sfumare, con la spugnetta è impossibile, si fa meglio con le dita, almeno secondo me. E io non sono abituata ad usare appunto terre così in stick, però secondo me il risultato è molto carino. Devo perfezionare però un po' la tecnica, perché appunto non sono proprio super esperta, però vi devo dire che come colorazione è una delle terre migliori, perché è fatta proprio per il contouring, è fredda ed è perfetta, perfetto. Il sottotono è perfetto, spero di essere capace, ma è semplice perché è molto molto sfumabile. Poi qui abbiamo ancora Starstruck, sì, che dovrebbe essere un illuminante, ma se non sbaglio noi abbiamo un altro, ah no, questo è un pennello, c'era un altro prodotto illuminante che forse vuole. Freestyle Highlighter Duo, sì, io ho un altro duo di illuminante, quindi utilizzeremo questo per il viso, e questo lo utilizziamo allora a questo punto. Wow, questo sì che è illuminante, mamma mia, cioè praticamente mi acceca, è super super luminoso. Io questo andrei a stenderlo, tanto per fare una prova adesso, sull'arco di Cupido. È un po' glitterato, quindi per i miei gusti non è proprio una cosa a cui io sono abituata, però non è affatto male, vi devo dire che è carino. E mi sono resa conto di non avere cipre che mi sono arrivate nell'ultimo periodo, quindi vado ad usare questa che è di Urban Decay, è la The Sleek Mattifying Powder ed è una polvere bianca, a vedersi, ma è trasparente, va appunto a fissare il trucco. La stendo in modo leggero, così almeno non vado a coprire tutto il contouring che abbiamo fatto. Vado a ripassare un po' la terra, che secondo me un po' l'abbiamo tolta con la cipria. Stavolta provo a sfumare la terra con questo pennello, questo è quello che si può chiudere, richiudibile ed è portatile, e proviamo. Sì, questo è decisamente meglio per sfumare la terra rispetto alla spugnetta, anche se devo dire che davvero non c'è bisogno di sfumarla tanto, perché si sfuma, basta toccarla, no, è davvero un buon prodotto, questa terra mi piace molto anche la tonalità, e spero la faccia anche in versione in polvere, perché sarei più portata poi ad usarla tutto l'anno in realtà. Come blush vado ad usare questo di Dior, è Dior Skin Mineral Nude Bronze. Questa è un po' una polvere che si può usare sul viso in vari modi, si può usare come terra, si può usare come blush, si può usare come illuminante, anche come ombretto. Alla fine io preleverò tutti quanti i colori assieme e andrò appunto a colorare le mie guance, quindi lo usiamo come blush. Questo è un po' shiny proprio perché alcune zone sono un po' più, non glitterate, ma un po' più luccicanti, ed è carino, alla fine. Io non sono abituata perché tendo sempre a fare una base molto molto matte, però se resiste così è carina, devo dire è davvero davvero carina. Forse però c'è, spero che il fondotinta sia davvero per pelli miste, quindi che sia davvero matte, perché in quel caso questa base così sarebbe top. Ora come primer occhi vado ad usare questo di Elizabeth Arden ed è l'Advanced Eye Fix Primer, dovrebbe essere, se non sbaglio, sì, è un color carne, quindi va benissimo per qualsiasi trucco. È anche parecchio chiaro e la cosa mi piace. Credo di aver preso prodotto per entrambi gli occhi. Vado sempre un pochino troppo sul pesante con il primer, io non so come mai, ma con quello
per gli occhi, tendo sempre a prelevare troppo prodotto. Il fatto che ne basta talmente poco che è difficile azzeccare la giusta quantità. Ora, come palette di ombretti andiamo ad usare, tada, la nuovissima Naked Petite Heat. Quindi è la Naked Heat però petite, piccolina. E tonalità l'avevamo già vista insieme quando mi è arrivata, ve l'ho fatta vedere, ma non l'abbiamo mai testata. Infatti neanch'io l'ho mai testata, quindi non solo davanti alla videocamera, l'ho testata proprio nemmeno io. E sono tutti colori molto caldi, insomma heat. Quindi sono colori simili alla palette Naked Heat, quella grande, la full size, ma non sono uguali. E vado a stendere iniziando questo colore, lo stendo su tutta la palpebra. Poi cambio pennello, prendo questo con un pochino più paffutello e vado a prendere Hot, perché le giro sempre, poi non so leggere i nomi, e vado a prendere Hot Spill, questo marroncino chiaro, beige chiaro, beige scuro o marroncino chiaro, a seconda, e vado a stenderlo nella piega dell'occhio. Questa palette, devo dirvi che quando faccio queste prove full face o first impressions, spesso mi capitano prodotti che non sono proprio ideali come colorazioni per i miei gusti. Questa palette invece è una di quelle palette che io userei quotidianamente, perché amo queste colorazioni, ma non penso necessariamente che sia fatta proprio solo per gli occhi chiari, in realtà penso che possa andare bene anche su quelli scuri. Io ho, non so chi, ma sto sentendo una musica che mi arriva da fuori, ragazzi, vi giuro. Cioè, stanno cantando Astro del Ciel a maggio. Cioè, boh, io non lo so veramente, ma che vicini ho. Cioè, Astro del Ciel, io non so se si sente, però mi sembra tipo di essere a Natale, vi giuro, con queste canzoncine molto... Cioè, incredibile che roba. Ok, adesso vado a prendere... fatemi pensare, io prenderei questo Heist, che è un... è molto difficile per me descrivere i colori e in questo caso sono un po' in difficoltà. Secondo me è tipo un marrone, ormai va veramente a random, cioè come descriverà Nicole questo colore? E voi vi fate le risate, io lo so. Comunque questo è, secondo me, allora, questo è un colore orsacchiotto, secondo me, è tipo un marrone... aranciato caldo, color orsacchiotto, teddy bear lo chiamerei io, teddy bear. E vado ad applicare questo. In realtà volevo cambiare pennello, mi sono dimenticata, forse, cioè effettivamente forse è meglio. Vado ad usare il pennello, quello piatto, e vado a picchiettare solo sulla palpebra mobile. Devo dirvi che, ahimè, la base non è male, ma se guardo proprio da vicino, il fondotinta si nota. E una cosa che non mi è piaciuta per niente di questa beauty, di questa spugnetta, è che non è andata a colorarmi bene, lo vedete? Non è andata a colorarmi bene questa piccola parte del naso. Forse non ho insistito io abbastanza, o forse devo semplicemente farci la mano, ma non mi ha... Ok, adesso sto un po' riparando sinceramente, ma non mi ha colorato per bene questa parte del naso e questo non mi è piaciuto. Però appunto non è detto che sia la spugnetta, forse sono io che devo un po' farci l'abitudine. E poi altra cosa che volevo dire è che da vicino si nota il fondotinta, devo essere sincera. Non so se è la combinazione fondotinta cipria oppure che cosa sia, però io da vicino il fondotinta lo vedo. E forse appunto quando un prodotto inizi appena a testarlo devi un attimino iniziare a regolarti, perché magari non lo conosci bene, poi della seconda volta in poi che lo usi è pazzesco, perché magari sai che devi metterne un po' meno, sai che devi applicarlo in un altro modo, eccetera. Qui vi devo dire che mi è capitato questo e poi magari andando ad utilizzarlo riuscirei a far sì che non succeda, però devo essere sincera, con il pennello di prima non vado a prelevare nessun colore, vado semplicemente un po' a sfumare i due colori assieme. Poi prendo l'ultimo colore, quello più scuro, Strike, che è tipo un colore vinaccia, tipo dai, passatemelo questo, e lo stendo solo sull'angolo esterno dell'occhio. Poi andiamo a stendere anche tutti i colori sotto. Non salgo troppo,
ma rimango piuttosto verso il basso e lo stendo appunto solo sulla parte esterna. Ora pencil brush, pennello piccolino piccolino, vado prima, vado prima a prelevare Wild Thing, che è l'unico colore che non abbiamo ancora usato di questa palette. Sono un po' polverosi questi colori, ma spesso con con gli ombretti che sono anche molto scriventi può succedere. L'importante è eliminare l'eccesso, e qui è una cosa che molti mi dite: ci dà fastidio questo click click. Scusatemi, sono così abituata a farlo che ormai è tipo un tic, non posso smettere. Cioè, una di quelle robe che mi viene, lo vedete, mi viene in automatico, mi parte la mano praticamente, non ci posso fare niente. No, se vi dà davvero fastidio, vi giuro che cercherò di evitare. Magari soffierò sul pennello, però siccome non è molto igienico soffiare sul pennello, forse dovrei imparare a fare così, ma non sono proprio abituata. Questo è il gesto che faccio quando abbasso il termometro di quelli vecchi al mercurio, avete presente? Così, ok. L'ho fatto, e adesso ragazzi, l'ho fatto. Ok, e adesso, mamma mia, sono veramente molto molto arancione in questo momento. Vado a prelevare sempre un po' del colore più scuro e andiamo a stenderlo sopra a questo arancio lungo tutta la rima inferiore. Perlomeno i miei vicini hanno smesso di cantare in coro Astro del Ciel, che direi che è già una nota positiva di per sé questa. Ok, poi pennello pulito e vado a sfumare il tutto. Non so mai se iniziare da sotto o da sopra, a volte sotto non sfumo proprio, ma questa volta mi sa che devo, perché ho veramente troppo 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 prodotto, e se avete la carnagione chiara purtroppo non dovete esagerare, perché qualsiasi, cioè perché l'effetto panda è sempre sempre dietro l'angolo. Se avete la carnagione un po' più scura, su questo siete davvero fortunate, perché anche se avete colori un pochino più vivaci oppure un pochino troppo caldi come sottotono, così non darà tanto fastidio. Ma su di me, che cioè davvero io bianchissima, ormai devo dire che tutta la bronzatura che io mi vantavo tanto di avere tipo a febbraio se n'è andata del tutto. Un minuto di silenzio per la mia bronzatura che se n'è andata. Ok, grazie. E direi che ci siamo. Adesso andrei direttamente a stendere la matita. Avevo una matita che mi sono preparata, non so dove sia finita, credo sia questa, sì. È una è The Feline Flick, ed è praticamente un eyeliner a pennarello. Lo abbiamo visto insieme in uno degli ultimi video haul, perché mi è appena arrivato, e questo brand ho scoperto è pazzesco. In tantissimi avete scritto: ma come non conosci Charlotte Tilbury, Nicole, oh mio Dio! Cioè, siete rimasti scandalizzati, infatti mi sto vergognando, perché mi sto rendendo conto che è un brand super famoso e anche ottimo. Io non sono bravissima ad utilizzare gli eyeliner che non siano matite. Cioè, non sono bravissima ad utilizzare gli eyeliner, nel senso che preferisco sempre utilizzare la matita in modo da andare più vicino alle ciglia, poi vado a sfumarla, mi viene fuori anche un effetto più naturale. E codina fatta, secondo me è decisamente troppo lunga, e adesso sarà difficile andare dall'altra parte a ricreare la stessa cosa. Vediamo se siamo capaci. Sì, sono andata decisamente troppo lunga per i miei gusti, ma cerchiamo di recuperare un po', ovvero cerchiamo di fare la stessa cosa dall'altra parte, che è sempre questa la problematica più grande nell'eyeliner. Non è tanto stenderlo da una parte, il problema è farlo uguale dall'altra. Direi che più o meno ci siamo, e avrei dovuto appunto farla un po' più corta, ma questo è quello che questo è quello che è successo. Praticamente l'eyeliner che si impossessa di me e autosceglie come devo fare il trucco. Poi io passerei a questo punto, beh, direi di passare al mascara. Ho questo di Dior, questo è il Dior Show Pump and Volume Waterproof. Ho sempre un po' paura dei mascara waterproof, perché a volte è talmente difficile toglierli la sera che vado a rovinarmi la pelle per cercare di toglierli, ma di solito comunque nella bella stagione è sempre sempre meglio usare eyeliner e quanti più prodotti possibili waterproof, perché appunto
effetto panda, come vi dicevo prima, sempre dietro l'angolo. Lo stendo anche sulle ciglia inferiori, come sempre. Non sarei io se non lo facessi. Io penso che se ci fosse un impostore che si spaccia... Come impostore al femminile? Non lo so. Comunque, se ci fosse un impostore che si spaccia per me, voi dalle mie abitudini lo sgamereste subito, cioè ve ne accorgereste subito, perché tipo, se io vi facessi un tutorial in cui non uso un rossetto matte e non stendo per esempio il mascara sulle ciglia inferiori, voi sapreste subito che non si tratta di me. Questa cosa mi piace, è carina. Ok, io ora andrei con il pennello. Il pennello Fenty Beauty, questo è il packaging, e questo è un pennello Cheek Hugging Highlight Brush. È un pennello che va a, loro dicono, abbracciare la guancia. Molto bello, devo dire, anche questo pennello, che è tutto rosa su toni molto nude. Poi c'è il Kilowatt, questo è un freestyle highlighter duo ed è quindi un duo di illuminanti. Ta-da! Molto bello, devo dire, molto bello. Questo è il... è luminoso, ci sono tutti i glitterini, non so se riuscite a vederli. Sono un sacco di glitterini. E questo è... wow! Questi sì che sono degli illuminanti, sono super 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 luminosi. Cioè, gli illuminanti di Rihanna praticamente ti accecano. Io andrò ad utilizzare quello più tenue, ovviamente. E vado... visto che abbraccia la guancia, vado a stendere. Beh, effettivamente è vero, ha un po' una curvatura che... abbraccia lo zigomo. Niente, niente da dire, è un bellissimo, bellissimo illuminante. Lo stendo un po' anche sotto il sopracciglio. Wow, questo illuminante è pazzesco, è super, 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 mi piace un sacco. A questo punto passiamo alle sopracciglia. Mi sono arrivate, lo avete visto nel video haul, le avete viste nel video, mi sono arrivate un sacco di matite Diego Della Palma per le sopracciglia. Questa è la matita sopracciglia resistente all'acqua. Io amo, questa è la mia matita per sopracciglia preferita come tonalità, come applicazione, io la adoro, e quindi me ne hanno mandate tipo 5, perché sarà la... non lo so, sono... è da prima che conoscessi Tomas che usavo questa matita, se mi seguite da un po' lo sapete. E continuo ad amarla, secondo me è pazzesca. Più che altro è sempre molto difficile per le sopracciglia trovare la tonalità adatta a me. Non so perché, ma secondo me le sopracciglia sono ancora più difficili. Sono ancora più difficili per quanto riguarda il match perfetto del fondotinta. Almeno io ho sempre avuto questa sensazione, e quando cambio prodotto per sopracciglia o lo vedo troppo caldo o lo vedo troppo freddo, cioè non lo so. E una volta che trovi il tuo colore perfetto per sopracciglia è difficile poi tornare indietro. Per le labbra io ho due opzioni, ragazzi, e vorrei provarle entrambe. La prima è di Fenty Beauty. Io ho sia il... dov'è? Eccolo, ho il rossetto Matte Moiselle, che è un blush matte lipstick, quindi è un rossetto opaco, però è di questa colorazione scura, quindi mi fionderei piuttosto su una colorazione oggi davvero un po' più neutra, e quindi vado ad utilizzare questo che è Gloss Bomb, e il colore è Fenty Glow. Questo lucida labbra color nude, però molto abbronzato, un nude molto abbronzato, ed ha dei glitterini dorati, argentati. Devo dire che quello di Dior si potrebbe usare come gloss così, perché cioè è ancora perfetto. Proviamo a stenderci questo sopra. Mio Dio, ha un odore buonissimo, ha davvero, è di vaniglia. Mia mia, la fine del mondo. Sì, effettivamente è un gloss, è, non dico di no, è molto carino così. Beh, il packaging è anche molto carino, ve l'ho fatto vedere. Non dico che non mi piaccia, è molto carino, è solo che non è tantissimo stile mio. Però per un trucco un po' più naturale e un gloss, devo dire, molto molto carino. Personalmente forse sarebbe stato meglio se ci avessi applicato sotto un po' di correttore, un po' di fondotinta, perché le mie labbra sono già molto scure naturalmente, quindi così sembrano
cioè color ciliegia, secondo me stonano un po' con gli occhi, no? Dovrebbero essere un po' più chiare. In realtà però io avevo una pazza idea oggi, ragazzi, di provare, di testare con voi questo. Questo è il rossetto Extreme Matte di Mesauda ed è quello in colore liquirizia, quindi è completamente nero. Io da quando ho ricevuto questo prodotto volevo troppo provarlo e dovevo farlo in un video per forza, ragazzi, perché cioè è pazzesco, dai, è nero liquirizia, cioè è proprio nero nero opaco. Di solito i prodotti labbra che hanno questa colorazione poi quando li stendi sono pressoché trasparenti, questo invece è super 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 scrivente. Allora, ho dovuto fare due passate perché per una coprenza totale una non era sufficiente. Vi devo dire che è molto molto difficile usare questo colore perché se sbavi si vede a 10 km di distanza. La figata pazzesca però, adesso si sta asciugando, sta diventando completamente opaco. La figata pazzesca però di questo colore è che i denti sembrano bianchissimi e... sì, si sta asciugando, wow. No, allora, è fantastico, secondo me è un po' più adatto al periodo. Allora, numero uno, la maggior parte di voi, probabilmente, anche io inclusa, utilizzerebbe questo prodotto più per Halloween o per qualche evento molto molto speciale. Però è senza dubbio un colore da provare, cioè io ero troppo 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 curiosa di vedere il risultato che poteva avere questa tonalità su di me e... non mi dispiace, vi devo dire, certo è strana, certo non l'abbinerei a un trucco occhi così, però secondo me non è male, anche se sono d'accordo, forse un po' più adatto ad Halloween, però dovevo troppo provare, poi lo sapete, io amo i rossetti di Mesauda. Complessivamente devo dirvi che volevo mi piacesse tanto, 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 volevo farmi piacere questo fondotinta. Per adesso però si vede da vicino che ho un fondotinta addosso, forse ho messo troppo primer, forse troppo poco primer, forse non ho usato la cipria adatta, ma appunto da questa lontananza secondo me è perfetto, però se vado proprio vicino 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 vedo che ho il fondotinta, non so appunto se utilizzando un'altra spugnetta la situazione può migliorare oppure no. Questa spugnetta in realtà non mi è dispiaciuta, solo che devo stare un pochino più attenta alle zone un po' più difficili da raggiungere. Poi mi è piaciuto, vabbè, mi è piaciuto moltissimo questo rossetto, la formulazione dei rossetti Mesauda la conosco molto bene e mi piace molto. Mi è piaciuto molto l'eyeliner di Charlotte Tilbury, mi è piaciuto molto perché è molto molto scrivente, la punta è molto sottile ma molto rigida, quindi non rischia di andare tipo a sbavare troppo come con gli eyeliner liquidi che hanno il pennellino lunghissimo e sono tipo super flessibili, perché aiuto, perché poi ti va un po' ovunque. Beh, questa già sapevo che mi sarebbe piaciuta, mi è piaciuta moltissimo la matita Diego della Palma sopracciglia, è una mia all time favorite. Mi è piaciuta molto anche la base ombretto di Elizabeth Arden e poi la Naked Heat Petite di Urban Decay. Mi è piaciuto molto il mascara Dior, anche se avrei voluto che mi volumizzasse un pochino di più le ciglia. Mi è piaciuta tantissimo la terra in stick di Fenty Beauty. La colorazione, ragazzi, è la migliore di tutte le terre che io abbia mai visto. Questo è un po' il bilancio finale. Non so che voto dare, non so se promuovere oppure no questo di Dior, perché non so, non mi rendo conto se davvero mi ha volumizzato le labbra. Mi viene da dire le labbra oppure no, magari questo me lo dite voi. Quindi questo è tutto per oggi, questo first full face of first impressions di oggi, spero che vi sia piaciuto. Questo trucco molto così, mi sento molto Halloween in realtà, voci natalizie, io che mi faccio trucchi da Halloween, non si sa bene in che, tutti fanno i video primaverili, estivi, yeah, fighi, nel mio canale invece non sapete mai che stagione è praticamente. Comunque questo è tutto, spero di aver parlato tutto il tempo con il rossetto sui denti, se sì perdonatemi, io vi mando un bacio grandissimo mia family e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!